Ricordiamo, è registrata e si svolge in diretta dalla sala stampa Istat di Via Balbo a Roma. Io sono Stefania Schipani dell'ufficio stampa Istat e oggi siamo qui per presentare la sesta edizione del rapporto sui Sustainable Development Goals, gli SDGs, cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questo rapporto Istat aggiorna e analizza le misure statistiche finalizzate al monitoraggio dell'Agenda 2030 per il nostro Paese. Il riferimento è a 17 goals e agli specifici target in cui sono declinati, che prendono in considerazione le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, quella sociale, economica e ambientale e in aggiunta anche la dimensione istituzionale. Ne parleremo con due esperte ricercatrici Istat, la dottoressa Stefania Rossetti e la dottoressa Paola Ungaro. La dottoressa Stefania Rossetti è dirigente di ricerca del Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale e ha una vasta esperienza nella realizzazione di rapporti di ricerca interdisciplinari. La dottoressa Paola Ungaro è primo ricercatore Istat, responsabile dell'iniziativa Sviluppo e analisi di indicatori SDGs, esperta nella progettazione e realizzazione di indagini in campo sociale e ambientale e in analisi come, per l'appunto, Agenda 2030, indicatori e comportamenti ambientali ed energetici, istruzione, transizione, istruzione, lavoro, eccetera, molte altre cose. Prima di passare la parola alle relatrici, qualche dettaglio tecnico. Durante le presentazioni, i microfoni degli ascoltatori saranno spenti e verranno riaccesi alla conclusione delle presentazioni. Per eventuali richieste o comunicazioni anche tecniche, è possibile scrivere in chat. Cediamo ora la parola alla dottoressa Stefania Rossetti chiedendole quali sono le specificità di un rapporto così ampio come quello sugli SDGs che presentiamo oggi. Prego. Grazie Stefania, buongiorno a tutti. Io direi che le specificità di questo rapporto sono due. Innanzitutto l'importanza del contesto sovranazionale in cui il rapporto e più in generale tutta l'attività di misurazione che l'Istat fa sugli SDGs si inserisce e l'altra è la complessità. Sotto il primo profilo ricordo, come anche detto Stefania, che l'Agenda 2030 è stata approvata a fine del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e quindi sottoscritta da oltre 190 paesi. L'Agenda ha sostituito i Millennium Goals che si rivolgevano però in modo differenziato ai paesi sviluppati e in via di sviluppo. E credo che il prossimo mese uscirà un rapporto dell'ONU sugli SDGs, anche esso a cadenza annuale. Ma ancora più importante è rilevare che l'Unione Europea, dopo l'adozione dell'Agenda 2030, l'ha fatta propria e quindi tutto il modello di sviluppo, le politiche, le strategie a livello europeo hanno come riferimento il modello che è stato dato con l'Agenda 2030. Tanto per essere pratici, il Next Generation EU piuttosto che il PNRR fanno entrambi riferimento costante agli SDGs e all'Agenda 2030 e transizione digitale, transizione ecologica, insomma tutte cose che conoscete benissimo. Scendendo più vicino al livello di noi stati, la prossima settimana andremo a presentare l'analisi che vi raccontiamo al gruppo di lavoro europeo sugli indicatori di sviluppo sostenibile della Agenda. Scusa Stefania, ti interrompo un attimo perché non c'è un problema. È ristabilito? Scusami, baby, grazie. Okay. Quindi dicevamo appunto che andiamo a chiamare il centro tecnico, non so se ci ascoltate, credo che si sia ripristinata la connessione. Scusate, ma vabbè, improvvisazione tecnica. Vai Stefania. Capita, ok, proseguiamo. E quindi appunto sentiamo tutta la responsabilità di inserirci in questo contesto così importante a livello globale. L'altro aspetto che dicevo è la complessità
del rapporto, ma soprattutto l'Agenda 2030. L'Agenda 2030 fa riferimento innanzitutto al concetto di sviluppo sostenibile, quindi nella sua definizione più accreditata, soddisfare i bisogni di oggi delle generazioni presenti senza compromettere le capacità di soddisfare i bisogni dell'equità generazionale, intragenerazionale, eccetera. L'agenda si articola in 17 goals, in 169 target, 250 indicatori, ma la vera complessità non è questa, ma è proprio nella più sostanziale, diciamo, non nei numeri, proprio nell'approccio concettuale che viene dato. Infatti lo sviluppo sostenibile viene declinato nelle sue tre dimensioni: sociale, le persone, economico, la prosperità, ambientale, il pianeta, a cui sono state aggiunte le dimensioni istituzionali, pace e partnership. E quindi le domande che sorgono sono, a cui tenta di rispondere l'agenda, sono: riusciamo a sfamare 8 miliardi di persone, a garantire condizioni di vita dignitose a tutti senza compromettere il patrimonio ambientale? Si può produrre tanto senza appunto andare a distruggere l'ambiente? Quali sono i trade-off tra equità e crescita? E via dicendo. Si tratta quindi di una complessità concettuale molto elevata. E ricordo, tanto per un'idea di quanto tutto ciò sia costantemente presente nelle agende dei singoli paesi, ma soprattutto delle Nazioni Unite, che proprio la settimana scorsa il segretario generale in una conferenza delle Nazioni Unite, in una conferenza stampa sul cambiamento climatico, ha gettato l'allarme su tanti aspetti del cambiamento climatico, ma ha anche detto che i più vulnerabili stanno soffrendo di più, perché uno dei punti fondamentali dell'agenda è il no one left behind, nessuno deve essere lasciato indietro. Torniamo ora al nostro lavoro. L'Istat, appunto, in generale, i produttori di statistica ufficiale vengono chiamati in questa agenda in modo molto forte a contribuire, perché non solo si parla di accrescimento delle capacità statistiche dei paesi meno sviluppati, ma anche di tutti insieme sviluppare un framework di misurazione. E sotto questo punto di vista, il rapporto che presenteremo tra poco, che Paola Ungaro ci racconterà, risponde a diverse domande a livello nazionale nel nostro contesto. A che punto siamo nei 17 goal? E da dove veniamo? Come stavamo messi 10 anni fa? Come stavamo messi l'anno scorso? E soprattutto andiamo a esaminare, sotto il profilo delle disuguaglianze, diversi aspetti, tra queste quella territoriale, quindi analizziamo a fondo la convergenza che ci sta tra i territori italiani, o piuttosto la divergenza, dipende poi anche, come vedremo tra poco, dalle diverse situazioni. E questo lo abbiamo fatto anche l'anno scorso e abbiamo coinvolto anche altri enti SISTAN nella redazione di questo rapporto, che quindi è un prodotto a livello nazionale che coinvolge non solo noi ma anche istituzioni del sistema statistico, ma Banca d'Italia e altre ancora, che danno il loro contributo. E ultima cosa, prima di proseguire con questa conferenza stampa, credo sia importante dire che ringraziare la dottoressa Ungaro, che ha coordinato il rapporto, ma tutti i colleghi che hanno lavorato, da quelli che producono i dati in primis, quelli che lo hanno redatto, che hanno curato il database, l'impaginazione, la comunicazione, eccetera. E dunque a tutti loro va il mio sentito ringraziamento. Grazie. Grazie Stefania. Interviene a questo punto la dottoressa Ungaro, che ci illustrerà l'andamento aggiornato degli indicatori. Condividiamo le slide. Buongiorno, grazie. Sì, io ho il compito di presentare i principali risultati di
il nostro ultimo rapporto, il report andrei velocemente su cose che sono state già dette dalla Tania Zetti, e cioè che l'ISTAT ha un importante in ambito internazionale, perché è investito dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite di un ruolo di coordinamento a livello nazionale per la produzione dell'informazione statistica per misurare lo sviluppo sostenibile e gli avanzamenti accettabili della Tania Zetti. È un ruolo che l'ISTAT svolge stretta collaborazione pubblicando dal 2016 due volte all'anno le misure statistiche sul sito dell'Istat nella pagina dedicata quella che vedete alla sinistra dello e, siamo oggi alla sesta edizione del report e, abbiamo fatto un lungo percorso dalla prima edizione, che è quella di dicembre 2016, in cui sono state prodotte 95 misure statistiche per 66 indicatori UN-IAEG. Siamo arrivati nell'ultima edizione alla diffusione di 372 misure statistiche per 139 indicatori definiti tra quelli definiti dal gruppo metodologico delle Nazioni Unite, che è l'Interagency and Expert Group on SDGs. Perché parlo di indicatori UN e di misure statistiche italiane? Perché la prospettiva globale è nel nostro lavoro integrata con le esigenze specifiche del paese. La complessità dell'agenda 2030 è notevole, è un'agenda globale che riguarda 193 paesi sottoscrittori, quindi evidentemente non può dettare degli standard che siano uniformi a livello globale. Ecco perché abbiamo necessità di calarla nella prospettiva nazionale. E quindi noi per ciascun indicatore di quelli individuati da UN per il monitoraggio dell'agenda individuiamo una o più misure che possono essere identiche, sono 110 le misure identiche, oppure simili o parziali, perché magari riferite a particolari aspetti della misura richiesta da UN, sono 132, ma ci sono poi 130 misure di contesto nazionale che ci servono appunto a descrivere dettagliatamente la situazione italiana. Nella edizione che stiamo oggi a presentare abbiamo aggiornato 223 misure statistiche, quindi una quantità di dati veramente consistente, abbiamo introdotto 5 nuove misure. Sempre sulla pagina dedicata dell'Istat una dashboard dei grafici interattivi SDGs che consente la navigazione tra le misure statistiche e consente di scaricare, visualizzare ed esportare grafici e tabelle. Veniamo alle novità del rapporto SDGs 2023. Abbiamo introdotto elementi regionali nell'analisi dell'andamento complessivo degli SDGs negli ultimi 10 anni, un'analisi che ormai da lungo tempo facciamo a livello temporale, ma che quest'anno abbiamo voluto particolareggiare di più introducendo una dimensione, quella introdotta da Stefania Rossetti, a livello territoriale. Quindi noi abbiamo analizzato gli andamenti degli ultimi 10 anni anche in termini di convergenze e divergenze territoriali. Il capitolo 3, che già dallo scorso anno era dedicato alle disuguaglianze, sviluppa delle nuove analisi rafforzando l'utilizzo del sistema ISTAT SDGs come strumento di analisi delle disuguaglianze territoriali. Di nuovo, dopo la bella esperienza della passata edizione, ci sono per ciascun goal degli approfondimenti sui temi di maggior interesse a cura di studiosi e rappresentanti delle istituzioni che contribuiscono alla produzione dei dati statistici sullo sviluppo sostenibile, ed è questa forse la più bella esperienza delle nostre attività, perché è un'esperienza che rafforza le collaborazioni con l'esterno ed è di grande stimolo all'innovazione, e sono approfondimenti che possono essere di ordine metodologico o anche di contenuto, ma che ci stimola ad andare avanti in quello che poi è un lavoro continuo, di continua evoluzione nello sviluppo del framework sugli SDGs, che tiene conto sia dell'evoluzione a livello internazionale e quindi di questo progressivo affinamento della mappatura da parte delle Nazioni Unite degli indicatori, sia appunto delle innovazioni in ambito nazionale. Veniamo a vedere proprio i risultati dell'ultimo report. Dunque, questo grafico ci mostra
colpo d'occhio abbastanza immediato su quelli che sono stati nell'ultimo anno miglioramenti, peggioramenti o stabilità, e miglioramenti in verde, peggioramenti in rosso e situazioni di stabilità evidenziate in giallo di tutte le misure statistiche disponibili in statistica. Nel breve periodo il quadro appare variegato, cioè il 43% delle misure in miglioramento rispetto ai target definiti dall'agenda 2030 e il 33% in peggioramento, il 25% sono invece stazionate. Le variazioni positive sono più elevate nel goal 17, che è quello della partnership per gli obiettivi, che viene trainato dall'evoluzione positiva degli indicatori che riguardano l'uso dell'ICT, Information and Communication Technology, che dopo il grande impulso ricevuto in fase pandemica prosegue anche nell'anno successivo. Ci sono molti miglioramenti anche nel goal 5, parità di genere, grazie alla maggiore presenza delle donne nelle posizioni direttive. Invece il numero degli indicatori in peggioramento appare più alto nel goal 7, per la prima volta da tanti anni, che è quello dell'energia, e nel goal 16, pace, giustizia e sicurezza. Per quanto riguarda il goal dell'energia, si tratta soprattutto della ripresa dei consumi energetici post-pandemici che non ha seguito, diciamo che non è stata seguita da un ritmo altrettanto consistente di incremento dei consumi da fonti rinnovabili. E per quello che riguarda invece il goal 16, gli andamenti sono dovuti soprattutto all'aggravarsi dell'affollamento delle carceri e ad una minore soddisfazione da parte dei cittadini verso i servizi pubblici. Nel corso invece degli ultimi 10 anni, vedete come aumentano i verdi in questo grafico, i segnali positivi sono più numerosi, il 60% delle misure sono in miglioramento, il 22% sono stazionarie, il 20% in peggioramento. E le variazioni positive sono più elevate nel goal parità di genere, nel goal energia pulita, per questo vi dicevo che è in controtendenza l'ultimo anno, nel goal lavoro e crescita economica, che finalmente riesce quest'anno a ripristinare dei livelli, soprattutto sul mercato del lavoro, in linea con quelli di 10 anni fa, il goal consumo e produzione responsabile, il goal 16, pace e istituzioni, di nuovo il goal 17, partnership. E invece i peggioramenti si evidenziano soprattutto nel goal 2, fame zero, nel goal 4, istruzione, nel goal città sostenibile e nel goal 13, cambiamento climatico. Eccoci quindi a mostrarvi un'indicazione di quello che succede a livello territoriale nel corso degli ultimi 10 anni, cioè quali sono le misure di convergenza o divergenza nel tempo tra le regioni utilizzate per misurare l'andamento delle disuguaglianze a livello interregionale. Negli ultimi 10 anni quasi la metà delle misure statistiche, le 159 misure statistiche che abbiamo analizzato, indica una convergenza tra regioni, cioè significa che le regioni si avvicinano nel loro comportamento. Il 35% invece mostra una divergenza regionale, il 17,6% è stabile. Anche qui i verdi ci dicono che il goal 9 e il goal 17 sono gli unici goal in cui tutte le misure statistiche mostrano una riduzione dei divari territoriali. Sono una riduzione che è dovuta soprattutto alla convergenza nell'ambito del settore della digitalizzazione e della ricerca e sviluppo, quindi un avvicinamento delle regioni, mentre invece nei goal istruzione e disuguaglianze prevalgono le misure prevalgono le misure convergenti, ma non sono ovviamente tutte nei goal 4 istruzione e 10 disuguaglianze, grazie ad una minore disparità territoriale nelle competenze degli studenti per il goal 4 e per effetto di una distribuzione più equa del reddito nel goal 10. Invece nel goal energia più della metà delle misure sono in divergenza, in allontanamento le regioni a causa dell'aumento della distanza per la quota di consumi energetici da fonti rinnovabili e anche del distanziamento tra regioni in termini di intensità energetica, quindi di rapporto tra consumi di energia e valore aggiunto prodotto nell'ambito dell'industria e anche nell'ambito del goal 11 città per i divari nell'accesso al trasporto pubblico. Questo grafico ci dà un po' un'idea della mappa dello sviluppo sostenibile a livello regionale.
Abbiamo classificato le misure statistiche in 5 gruppi omogenei, peraltro quest'anno utilizzando una nuova metodologia, affinando la metodologia di classificazione. Questi gruppi sono assimilabili a dei livelli di sviluppo sostenibile. E noi vediamo naturalmente che nella parte destra in alto dello schermo prevalgono le regioni con gli indicatori si vede così ad occhio, nei livelli più elevati, e invece spostandoci verso sinistra ci si abbassa sui livelli più bassi, perché il nord-est consolida il suo vantaggio con il 62% delle misure nei gruppi quarto e quinto, che sono i più virtuosi, e viceversa il mezzogiorno ha oltre il 50% nei primi due livelli di sviluppo sostenibile, i più bassi. Il centro, in posizione appunto di media, si concentra dal terzo e quarto gruppo, anche se Lazio e Marche raggiungono circa il 20% di misure nel quinto gruppo, il più virtuoso. Quindi il primo gruppo è, diciamo, più frequentato da Campania, Calabria e Sicilia, con 34%, 36% e 40% delle misure nel primo gruppo, cioè nel livello più svantaggiato, mentre il quinto gruppo è caratterizzato da una presenza più forte delle province autonome di Bolzano e Trento e della Valle d'Aosta, e a seguire della Lombardia. E veniamo ora a parlare della misurazione della disuguaglianza. Il tema, il contrasto delle disuguaglianze, è entrato a pieno titolo nelle agende politiche internazionali ormai da qualche decennio, nell'ambito di un processo che è culminato proprio nell'adozione dell'Agenda 2030, che promuove un irrinunciabile principio di equità, ed è questo un estratto che vi sto per citare dell'Agenda 2030 stessa, scritta dai capi di governo dei 193 paesi, che dice: nell'intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro. Il principio del leaving no one behind. E in questo senso PNRR e Agenda 2030 definiscono un terreno comune per il contrasto delle disuguaglianze. Oggi il sistema Istat SDGs può contare su un patrimonio informativo per l'analisi delle disuguaglianze nei domini sociale, economico ed ambientale piuttosto ricco. Ecco perché il rapporto 2023 propone un approccio multidimensionale per misurare le disparità territoriali, concentrandosi però questa volta sulla loro evoluzione nel tempo, allo scopo di mettere in luce i differenti ritmi di avanzamento nel tempo da parte dei territori. E abbiamo quindi, per 152 misure statistiche Istat SDGs, stimato una distanza calcolata, quindi per ciascuna regione e per ciascun anno dal 2012 sino ad oggi, una distanza, dicevo, dalla cosiddetta best performance, che individua la regione o la provincia autonoma che ha ottenuto il miglior risultato dal 2010 fino ad oggi. Abbiamo poi sintetizzato queste distanze per goal al fine di appunto individuare un andamento nel corso del tempo. Nel complesso, circa il 50% delle best performance sono state conseguite nel corso degli ultimi 6 anni, e questa è una buona notizia, perché vuol dire che ci stiamo progressivamente avviando verso lo sviluppo sostenibile. Però quasi 2/3 vengono conseguiti al nord, e in particolare per molte misure statistiche la best performance è rappresentata da Valle d'Aosta, Trento e Bolzano. Le distanze dalla best performance permettono quindi di confrontare gli andamenti delle regioni nel tempo e per ciascun goal. E abbiamo rappresentato queste distanze attraverso delle mappe di calore, che nella loro sintesi forniscono una rappresentazione piuttosto semplice, immediata, facilmente interpretabile dei progressi e delle disparità territoriali. Quindi per ogni goal, per ogni regione o provincia autonoma, per ogni anno dal 2012 ad oggi, 2022, la distanza dalla best performance è rappresentata da un colore che varia dal verde più intenso, che individua una distanza minima, quindi una vicinanza della singola regione alla best performance, al rosso più scuro, che invece individua la distanza massima, passando per il giallo.
e possiamo individuare, diciamo, dei comportamenti tipici, possiamo classificare goal un po' sulla base di questi comportamenti tipici, perché, come immaginabile, l'analisi dettagliata è veramente molto complessa, perché i goal sono tanti, le misure statistiche ancora di più e gli anni sono 10. Quindi un'analisi di dettaglio è assolutamente troppo complessa. Però vediamo quali sono questi comportamenti tipici. Allora, alcuni goal mostrano un miglioramento pronunciato e generalizzato nel corso del tempo. È il caso del goal imprese, innovazione e infrastrutture, qui visualizzato, in cui voi potete vedere che nel passaggio dal 2012, andando avanti nel corso del tempo, lentamente i colori vertono verso il verde, il giallo e il verde. Questo denota appunto un miglioramento pronunciato e generalizzato di tutte le regioni che si avvicinano nel tempo alla best performance. Questo comportamento tipico riguarda non solo il goal infrastrutture, ma anche il goal 3 salute, il goal 5 parità di genere, il goal 7 energia, il goal 11 città sostenibili e la partnership goal 17. C'è poi invece un altro comportamento, che è quello dei goal che mostrano un miglioramento più moderato, cioè una scala di colori più come dire, ravvicinata nel corso del tempo, che interessa la maggior parte dei territori, ma che ancora si caratterizza per una forte e persistente disparità territoriale tra il nord e il mezzogiorno. È questo il caso del goal sconfiggere la povertà, il goal 1, ma anche del goal 2 fame zero, del goal 4 istruzione, del goal 8 lavoro e crescita economica e goal 10 disuguaglianze, paradossale. Ci sono poi dei goal che presentano, e sono soprattutto i goal in ambito ambientale, una forte stazionalità nel tempo ed una eterogeneità, anche questa stabile nel tempo, che però non segue la classica dicotomia nord-sud. Vedete infatti nella mappa di calore di sinistra, il goal 13, lotta al cambiamento climatico, in cui ci sono anche delle regioni con più bassa performance al nord e viceversa al sud e più verdi. C'è un'ampia distanza di una o due regioni in particolare dalla best performance. Questo è una caratteristica anche del goal 6 acqua, del goal 14 vita sott'acqua, il 15 vita sulla terra e poi 16 giustizia e istituzioni. Ed è una caratteristica proprio degli indicatori in campo ambientale, che non solo vengono aggiornati con minore frequenza per le caratteristiche proprie dei fenomeni che riguardano l'ambiente, ma presentano una tendenziale maggiore stabilità rispetto ad altri contesti più dinamici, come per esempio quello economico. Il goal 12 è un goal a sé stante, perché è l'unico che è caratterizzato da un allontanamento generalizzato dalle migliori performance a livello regionale con le regioni del centro. Se parliamo del goal consumo e produzione responsabile, che ha segnato una progressiva battuta d'arresto. Un ultimo flash, un focus sull'ultimo anno, anche questo individuando dei comportamenti tipici di goal. Diciamo che ci sono dei goal che si caratterizzano per una forte omogeneità rispetto al raggiungimento della best performance. È il caso del goal rappresentato a sinistra, salute, che individua al centro del grafico la best performance, il migliore risultato dal 2010 ad oggi, mentre invece le regioni si collocano tutte quante in posizione più o meno equidistante dalla best performance intorno al cerchio nero che rappresenta la media italiana. Quindi forte omogeneità, posizione delle regioni vicina al profilo medio italiano e equidistanza dalla best performance. Questo andamento omogeneo caratterizza anche il goal città sostenibili e il goal 12 consumo e produzione responsabile. Dall'altra parte abbiamo invece dei goal caratterizzati da fortissima variabilità, con delle regioni che si collocano, sono tipicamente quelle del nord, che si collocano in posizione più ravvicinata alla best performance all'interno del cerchio nero, quindi con un profilo superiore rispetto alla media italiana, e viceversa delle regioni che sono esterne al cerchio distanti dal centro, che sono tipicamente quelle del mezzogiorno, con performance inferiori. Questo comportamento tipico si riscontra anche nel goal 1 povertà, nel goal 10 disuguaglianze e nel goal 17 partnership.
Io per ora mi fermerei qui, ringraziando in particolare, cosa che ha già fatto Stefania Rossetti, ma ci tengo a farla anche io moltissimo, tutti i responsabili dei goal dell'Agenda 2030. Vedete questa nuvola di punti che ci rappresenta, non siamo solamente noi che ci occupiamo di questo specifico settore, ma tutto, abbiamo una collaborazione veramente molto estesa all'interno dell'Istat e nelle istituzioni Istat, che ringrazio tutti. Grazie, grazie Paola. Allora, torniamo. Ok, abbiamo sentito quindi come con queste informazioni e l'aggiornamento di queste misure statistiche l'Istat contribuisca in modo sostanziale al progetto internazionale della nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che ricordiamolo rappresenta un lavoro in continua evoluzione e in continuo avanzamento. Vediamo adesso se ci sono domande in ordine di richiesta. Non, vediamo, c'è qualche osservazione anche qui in sala, se qualcuno vuole domandare qualcosa. Sul goal salute, se ci puoi far vedere che novità rispetto a prima e dopo Covid nelle regioni. Dunque, nel goal salute, nel 2022 i decessi sono stati oltre 700.000, che sono circa 12.000 in più rispetto al 2021, e sono più elevati anche della media pre-pandemia. E nei primi sei mesi del 2022 si assiste ad una netta ripresa della mobilità e come conseguenza dell'incidentalità stradale, che comunque resta su livelli inferiori rispetto a prima della pandemia. C'è in particolare un approfondimento molto interessante che utilizza big data per tracciare in maniera più specifica nel goal 3 l'incidentalità stradale. Dal 2010 al 2020 c'è una lenta ma costante diminuzione della mortalità per le principali cause di morte, che sono le malattie cardiovascolari, i tumori maligni, il diabete, eccetera, dal 10,2 all'8,6%. È stabile la quota di persone in eccesso di peso e la copertura vaccinale antinfluenzale diminuisce nella stagione invernale 2021-2022 con una percentuale di anziani vaccinati del 60% ancora distante dal valore soglia individuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è del 75%. Per favore, le... Non ci sono domande? Allora, non ci sono domande. E mi pare che non ce ne siano più. Allora, vogliamo chiedere ai nostri ricercatori se vogliono fare qualche flash di osservazione conclusiva? Stefania? No, credo sia d'obbligo, come dire, l'invito a guardare bene il rapporto e anche tutti i materiali che mettiamo a disposizione, insomma. E sicuramente il sistema di indicatori è importantissimo, la misurazione di questi fenomeni avviene secondo le regole appunto di qualità della statistica ufficiale e quindi noi vorrei vedere come aspetto ulteriore aspetto molto positivo dell'Agenda 2030 proprio questo accento sull'importanza della misurazione. Cioè ci sono gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale e qui l'Istat partecipa, non solo l'Istat ovviamente, ragionano moltissimo sul come misurare. E il fatto stesso che noi siamo passati in pochi anni tutto sommato da 95 misure statistiche a 372, le abbiamo praticamente quadruplicate, è indice di questo notevole impegno. Però lo sforzo che abbiamo fatto è stato quello di dare dettaglio ma anche molta sintesi, come abbiamo visto da queste analisi ulteriori che abbiamo proposto nei diversi capitoli del rapporto. Grazie, sì, perché mi pare che a questo rapporto e a queste misure contribuiscono enti SISTAN ma anche non SISTAN, quindi sono tante le istituzioni. Assolutamente, assolutamente, sì.
e c'è anche interesse, devo dire, a partecipare ulteriormente. Insomma, abbiamo avuto collaborazioni con la Banca d'Italia, che non è un ente SISTAN, ma che ha posto un interessante approfondimento sulle rimesse all'estero. I temi trattati sono veramente tanti, effettivamente è difficile sintetizzarli, però credo che sia nel comunicato stampa, in tutti i materiali messi a disposizione oggi, si possono trovare moltissimi spunti, e noi chiaramente rimaniamo a disposizione per altre domande. Bene, non ci sono domande, quindi ringraziamo per la partecipazione e salutiamo tutti dalla sala stampa Istat. Arrivederci alla prossima conferenza stampa. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie.